In questo video capiremo se ho fatto una stronza o se la qualità dei miei video, d'ora in poi. Eccolo qui, un pacco di Amazon, abbastanza costoso come avete detto dal titolo. E per aprirlo utilizzerò questo, dato che non ho nient'altro. Non fatelo a casa. Sì. Era aperto, benissimo, cominciamo bene. Facciamo finta di averlo trovato chiuso. Questo è un Sigma 16mm f1.4. In parole povere è un nuovo obiettivo per la mia Sony A5100. In parole ancora più povere, questo servirà per aumentare drasticamente la qualità dei miei video. O almeno questo è quello che dovrebbe fare. Adesso lo unboxiamo. Manuali. Sì, vabbè, è la madonna. È tipo pesantissimo. Niente, sostanzialmente perché ho preso questo obiettivo, costa anche abbastanza, costa 400 euro, ma per fare un salto di qualità era d'obbligo. E ho preso in particolare questo perché è un 16mm, quindi abbastanza ampio, siccome io non ho tanto spazio nella stanza, dovevo per forza prendere un obiettivo di questo. E poi anche perché f1.4, cosa vuol dire? Con questa focale mi posso permettere di registrare con molta meno luce, ma soprattutto di avere uno sfocato dietro molto pronunciato. Sono troppo curioso di provarla. Lo provo e ci rivediamo per voi tra qualche secondo, per me tra non lo so. Ok, per farvi capire, questo era l'obiettivo che avevo prima. È una bestia, è più grande della Sony, è più pesante della Sony. Prendete, ti sta ridicolizzando. Momento prime impressioni. Ma lo state vedendo? Pazzesco, incredibile. C'è pochissima luce. Che cosa mi stai dicendo? Ma poi perché c'ho la luce qui? Ma comunque è l'1.4, eh. Sì, ma che cazzo fa? Ah, l'ha messa a fuoco. Oddio. Con le riprese dei prodotti verranno pazzesche. Momento serio. E olè, questo è un esempio di una probabile inquadratura che potrei fare con questo nuovo obiettivo. Allora vi spiego, praticamente io ho sempre odiato il fatto che mentre nelle mie copertine ci sia tipo un tema dark, quando poi la gente apre il video vede tutto illuminato. Questo perché? Perché io col mio vecchio obiettivo, classico 16-50, 3.5, 5.6, insomma, quello lì ha bisogno di tanta luce per funzionare bene. Infatti io nella mia camera accendevo le luci del lampadario, quelle luci, queste qua sparate al massimo, tutta la luce che potevo. E non mi è mai piaciuto perché appunto non erano omogenee le due cose. Adesso con questo obiettivo posso permettermi di usare molta meno luce e comunque avere una ripresa fantastica. Questo perché? Perché appunto ha una focale 1.4. Quindi l'obiettivo cattura molta più luce e inoltre lo sfocato dietro è più pronunciato. Oltre ad avere comunque una qualità generale della lente migliore, adesso io non sono un esperto, ok? Non mi prendete come riferimento in questo campo. Mi riferisco a quello che ho trovato online, i materiali con cui sono fatti questi obiettivi che sono molto più costosi. Dovrebbero proprio garantire una qualità dell'immagine, la nitidezza e l'immagine molto migliore. Dice molto migliore, ok? Quindi appunto vi ho detto che in queste ore l'ho provato e vi posso già dire cosa ne penso, perché non ci vuole molto a capire i pro di questo obiettivo. Il primo ve l'ho detto, ovvero il fatto che cattura tantissima luce. Praticamente se io adesso stessi registrando con il mio vecchio obiettivo non stareste vedendo nulla. Invece adesso c'è comunque un'illuminazione molto buona secondo me, anche se comunque si può ancora migliorare. Col tempo sicuramente studierò un'inquadratura perfetta. Potrò tirare fuori da questo obiettivo la qualità massima, come avevo fatto con l'altro obiettivo. Gli ultimi video che avete visto ovviamente avevano la massima qualità che si poteva tirare fuori da un obiettivo del genere, e così sarà anche con questo. Adesso sono all'inizio, devo ancora imparare ad usarlo. Fatto sta che sono davvero molto felice di aver fatto un investimento del genere per il canale, perché ne aveva bisogno. Insomma, adesso questa gente che inizia a vedere, l'occhio vuole la sua parte, e spero di aver fatto l'acquisto giusto. E quindi niente, fatemi sapere nei commenti se avete gradito questo upgrade della qualità. E per questo video è tutto. Io vi ringrazio di essere, mi raccomando, iscrizione, like, commento, tutto quello che volete. Noi ci vediamo in un prossimo video.